consolo americano. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. Dunque, a Cassiopea noi abbiamo rastrellato tutti i tedeschi dell'isola e io ho partecipato alla resa del caposaldo di Cassiopea, dove abbiamo fatto prigionieri questi soldati, li abbiamo portati a Corfù città, da Corfù li hanno imbarcati contentissimi, le dirò, erano tutti austriaci, contentissimi, sono andati in Italia. Dopo un po' di tempo, logicamente, i tedeschi hanno fatto molti tentativi di sbarco a Corfù, con delle zattere, sempre falliti, perché noi li abbiamo buttati a mare. La nostra contraerea è stata abbastanza efficiente, però le dirò che è stato un bombardamento, una pioggia di fuoco continua per 25 giorni dal cielo. Ci hanno bombardati in continuazione, finché i tedeschi, diciamo che si sono fatti furbi, e nel frattempo è sbarcato a Corfù un grosso contingente della divisione Parma, che era nel continente, era in Grecia, e sono sbarcati a Corfù con il miraggio di essere imbarcati, di essere rimpatriati, un reparto quanto mai disorganizzato. Hanno portato una confusione enorme, che ci ha danneggiato in un modo proprio irreparabile. Dunque, stavo dicendo, a Corfù poi ci siamo opposti ai tedeschi, gli abbiamo procurato dei danni notevolissimi, perché li abbiamo buttati a mare diverse volte. Poi, come ripeto, loro si sono fatti furbi e hanno aggirato l'isola e sono sbarcati nella laguna di Corica, che era nel mare aperto, dove non c'era nessunissima resistenza, non c'era nessuno, proprio nessuno di noi. È una laguna con l'acqua fino alle ginocchia. Come sono sbarcati, loro hanno fatto in tempo ad assestarsi sulle alture con i mortai d'81. Io, che ero della prima compagnia, una compagnia di manovra era, ci hanno mandati a fronteggiare questo reparto. Io non le dico, noi con i fucili da 91, non so se ha presente com'erano, dei fucili alti così, che li usavano già nella prima guerra mondiale, con due caricatori, ti ricordo, due caricatori in dotazione, cos'era, una ventina di pallottole, contro i mortai d'81, mortai anche lì, una pioggia di fuoco terribile, perché poi fra l'altro erano sbarcati dei reparti nuovi che erano stati fatti venire dal continente, e ci siamo dovuti ritirare sulla linea Stavros-Korica, dove c'era anche il nostro colonnello lì, Stavros-Korica, abbiamo posto una certa resistenza, ma poi a un certo momento abbiamo dovuto cedere le armi. Era sbarcato un reparto, una divisione Edelweiss, con diversi bolzanini, cattivi come la peste. Non le dico l'umiliazione della cessione delle armi, che non l'ha provata, forse adesso sono cose che sono superate, sentimenti che sono superati. Allora si sentiva molto, il buttare le armi, la cosa umiliante, quasi da piangere, le dirò, quasi da piangere. Di lì ci hanno portati a Gianina, un reparto, il mio reparto, ci ha portati a Gianina, siamo stati lì diversi giorni all'aria aperta, fortuna che non era freddo ancora, era ancora settembre, in Grecia è ancora caldo in settembre, e poi ci hanno imbarcato e ci hanno portato in Germania, in un campo di concentramento.